Siamo con Luca Valdesi, tre volte campione del mondo di questa disciplina, appunto il kata. E allora intanto spiegaci che disciplina è. Allora, innanzitutto facciamo parte del karate. Il karate è diviso in due discipline, cioè il combattimento vero e proprio che si chiama kumite e il kata, quello a cui stiamo assistendo oggi, che è una sorta di esibizione dove l'atleta deve dimostrare l'efficacia delle proprie tecniche. Il kata non è altro che un combattimento contro avversari immaginari, quindi la sequenza delle tecniche che vengono fatte raffigurano, rappresentano un combattimento immaginario. Che cosa è oggi questo evento a Missile Mary? Qual è il suo valore? Questo è un evento molto importante perché sono i campionati regionali di kata, appunto, di tutte le categorie d'età, e danno l'accesso alla qualificazione ai campionati nazionali che saranno a Ostia il 21 e il 22 marzo. Tu hai vinto già tre campionati del mondo, a Monterrey, Tallinn, credo, Tokyo. Ecco, sì. Che significa oggi questa disciplina in Sicilia, con tutte le difficoltà che ci sono in termini anche infrastrutturali, e magari per una disciplina bellissima che però per alcuni potrebbe essere considerata purtroppo una disciplina minore? Sì, purtroppo viene considerata una disciplina minore perché non ha un grandissimo seguito sui media. Noi come Federazione Italiana FILCAM stiamo lavorando tanto, abbiamo già un protocollo d'intesa con Sky. Tutti i campionati d'Europa e le principali attività internazionali vengono trasmesse su Sky. Per noi quest'anno è un anno molto importante perché per la prima volta saremo a Tokyo alle Olimpiadi, quindi dovremmo riuscire ad aumentare un pochettino la visibilità di questo sport che è fra i più completi e praticati al mondo. Per quanto riguarda le scuole, avete già qualche ponte, qualche motivo di apertura anche col MIUR, col Ministero della Pubblica Istruzione? Assolutamente, noi abbiamo firmato già un decennio fa, forse anche di più, un protocollo d'intesa con la scuola e abbiamo il progetto scuola, ovvero karate per tutti, gli istruttori vanno all'interno delle scuole a dare le prime basi dell'attività motoria, quindi sotto l'aspetto ludico più che strettamente tecnico, e dopodiché introducono i ragazzi al karate. In bocca al lupo. Crepi, grazie.